Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Giopa17 e oggi siamo tornati su Mario Kart 8 Deluxe per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo e benvenuti nell'ultima manche della Christmas Cup, un torneo natalizio che ho deciso di organizzare su Mario Kart 8 Deluxe. Oggi, oltre a mostrarvi naturalmente le gare che ho corso durante l'ultima manche, vi mostrerò anche la classifica finale e il vincitore di questo torneo. Ora però, prima di iniziare, come sempre vado a prepararmi e ci vediamo nella prima corsa di oggi. Ok ragazzi, prima corsa di oggi. Circuito di Hyrule. E si parte. Allora, la lobby per il momento non è pienissima. È piena ma non pienissima. Vediamo se si aggiungeranno altre persone. Mi prendo subito le rupie. Scusami Destiny. Aia. Ma con cosa, più che altro con cosa m'han preso? Che non ho mica capito. Non ho visto esplodere Gushi. Boh. Non mi hanno colpito con la stellina. Niente di niente. Ah, infatti avevo visto lanciare una bomba. Guarda Luca in testa da solo con quel Luigi. Occhio. Prima che faccia casini con quella banana. Gliel'ho portata subito via. Luca ne aveva una. No. Occhio che c'ha la banana protezione. Spero che non mi tagli la strada, perché sennò viene fuori un macello. Guarda Luca come si ferma. Quella è la pena del contrappasso per chi si ferma quando arriva il guscio blu. Ecco, quella è una cosa che devono sistemare gli sviluppatori. Io lo dico e lo ripeto, il guscio blu deve pigliare chi è in testa quando viene lanciato. Che si fermi o prosegui la sua corsa non importa. Mi sono scoperto tantissimo e lui ha un guscio rosso pericoloso. No, non mi conviene superarlo adesso, perché se provo a superarlo adesso me lo lancia subito. Mi conviene aspettare di avere una protezione. Eccola lì la protezione. Guarda, guarda che giro che ha fatto, pur di prendere la scorciatoia. No, 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 non a me, non a me, non a me, non a me. In termini di punti preferisco arrivare secondo piuttosto che primo. Mio Dio, ci ha provato con la bomba alla fine. Per fortuna era troppo sotto. Era veramente troppo sotto. Ok, seconda posizione. Non so se ce la faccio a completare tutte e 12 le gare, perché il tempo sta terminando. Classifica finale con Franci, me e Luca sul podio. Ok ragazzi, seconda corsa di oggi, pista tic tac. Occhio che Franci è in testa e gli porto via la prima posizione, però per adesso non conta nulla. Volevo prendere il doppio power up. Bella, ottimo, la moneta mi serve tantissimo in ultima posizione. Ho visto qualcuno teletrasportarsi tantissimo. Oh no 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 no. Tanto quel guscio rosso ha il mio nome scritto sopra. No. Oh, ce l'ha ancora lì quel guscio rosso. Ce l'aveva ancora lì. Eccolo. L'ho chiamato. Mi fate venire un'ansia con questi gusci rossi. Stavolta ho preferito prenderne uno e basta. Mettiamoci una protezione. Oddio, eccolo lì, te pareva. Sì, Leo, potevi prenderne anche uno solo però di doppio, ne hai presi quattro. Ecco, vedi? Beh, alla fine ce l'hanno fatta, grazie.
Sono stato letteralmente bombardato e non mi ha preso il guscio blu per un pelo. Sfrutto questo, mi arrampico di qua. L'effetto della stellina gli termina oppure no? Non so con cosa ti han preso, Franci, ma... eccolo lì. Mi vogliono prendere con le stelline qua dietro, eh. Ciao, ciao. Ma tutti... oh! No, vabbè, mi hanno portato via la quarta posizione, ma ragazzi, cosa caspita è successo alla fine? Guscio blu, poi mi è arrivata la stellina che mi ha protetto dal guscio blu e da tutti i gusci di Leo. Mamma mia. Ok ragazzi, terza corsa e vedendo l'orario mi sa che non ce la faccio a completarle tutte e 12. Via! Che partenza... sono rapidissimo in partenza. Mettimelo qua. Qualcuno che mi tampona. E tampona anche Luca. Occhio. Si è aperta all'ultimo la scorciatoia. Ho fermato Johnny, che però aveva un funghetto. Non sono andati sul doppio. Incredibile. Quella piantina ci ha provato. C'è Ale terzo. E lancialo quel guscio. Dai, è scoperto. Sì, vabbè, hanno tutti il guscio rosso qua. Che è il raduno mondiale. Eccolo lì. Ci mancava il fulmine. No. Si mimetizzava con le rupie quel guscio. Vabbè, scorciatoia. Sono riuscito a prendere il doppio e il clacson di Luca ha fatto un macello. Dai, mi hanno... vabbè, niente. No, non piantarti. Sì, ma non ho visto ancora un pallottolo Bill oggi, comunque. Non ho ancora visto un pallottolo Bill. Nonostante sia dietro. Scorciatoia che non si è aperta. No, non ce la faccio per il doppio. Ho lasciato perdere. Oh, signori, non ci credo. Signori, non ci credo. Terza posizione. Finisco sul podio. Mamma mia. Mamma mia. Podio. Leo, Ale e io. Mamma mia. Ok ragazzi, quarta corsa. Forse riesco a farne 6, forse. Vabbè, tanto la cosa importante è la classifica finale. E via. No, troppo stretto. Ok, sono riuscito a strappare un incredibile power up. No. E niente, adesso c'è da sudare. C'è veramente da sudare, sono in fondo. Dai! Non potete rubarmi power up così, ho evitato quei gusci verdi. Non so neanche io come. Dai, Luca, lanciali. Ho visto gente volar giù. Vado sul singolo. Sono in mezzo al casino, quindi conviene... oi, la boomerang. Conviene difendersi. Ciao Luca.
Ecca là, te pareva. Nessuno che ha centrato il mio guscio rosso. Vabbè, lo diamo a lui. Oh, un funghetto. Eccolo. Eccolo. Non sono l'unico che ha preso questa strada. Comunque, eccolo lì che mi va a rubare il doppio. E non me lo ruba. Vabbè, facciamo così. Niente, anche qua dietro c'è da sudare. Doppio mio. Vai così. Chi è che si avvicina? Chi è che si avvicina e vuole un po' di stellina? No, cado giù. Però vabbè, non è possibile. Ma dietro beccano sempre il pallottolo Bill. Ma che è? Aia. Sì, se ti pigliano qua è un macello, perché poi non c'è più tempo per recuperare. A meno che non esca un pallottolo Bill, ma la vedo dura. No, no, mi serviva il pallottolo. Mi serviva il pallottolo. Della stellina non me ne faccio niente. Un fulmine alla fine. Ma tanto non c'era più tempo per recuperare. Brutta, mi hanno fatto cadere nel punto più brutto del tracciato. E lì ho perso mezz'ora praticamente. Ok ragazzi, quinta corsa. Altro tracciato molto bello. Questi circuiti diventano ancora più belli quando si riesce a portare a casa una bella vittoria o un bel podio. Vabbè, niente power up, tanto hanno portato via tutto quanto. Mi servono anche le monetine comunque. Vabbè, ciaone. Eccolo. Ok, nessuno va ai box, ci vado io. Mamma mia. Vabbè, qualcuno l'ho preso, comunque. No, alla bomba. Occhio alla bomba. Johnny deve averla sganciata al volo perché è esplosa. Gli ho portato via il guscio rosso. Ramo, non so se è riuscito a prendere il power up, forse no. Siamo molto vicini. E questo da dove salta fuori? Quarta posizione, ma è tutto in bilico. No, dai! E dai! Sempre sti gusci verdi campati a muzzo da chi sta davanti. Potevo arrivare terzo. È una cosa veramente insopportabile. Sono davanti, ti sparano il guscio indietro sul traguardo e quindi chi arriva se lo trova lì. Ok ragazzi, sesta corsa di oggi. Forse riesco a farne ancora una. Ce la faccio ad arrivare una volta sul podio. No, perché sono partito bene, ma adesso sembra che esista solo... vabbè, ho sterzato troppo stretto. Vabbè, ho anche guadagnato terreno. Sterzato troppo stretto. Dicevo, sono partito bene, adesso però sembra che esista solo io sul tracciato. Vediamo cosa esce. Un funghetto. Conviene tenerlo qua dietro. No, la bomba no, tenetevela, grazie. No, occhio. Altro guscio verde.
Allora, un bel clacson che so già a chi regalare. Aia. Perché la gente si ferma per colpirmi? Cioè, veramente, io queste cose non le capisco. Vabbè, stellina. Passo di qua. No! Non mi ricordo che lì non c'è l'asfalto, ma c'è la gomma che rallenta. Sta arrivando una stellina, ho evitato 5.000 fiammelle. Adesso divento invisibile, voglio vedere se mi prendono anche quando sono invisibile. Questo lo sgancio dietro. Oh, vediamo se riesco a portare la... Ah, mio, il podio è mio, il podio è mio. Volevo portare via la terza posizione a Davy Bonny e ce l'ho fatta. Oh, finalmente si torna davanti, che bello. Ok ragazzi, 18:59, quindi probabilmente questa sarà l'ultima gara per me di oggi. Dopo questa gara troverete la classifica finale del torneo. Mi piacerebbe concludere bene, se possibile. Non chiedo molto, eh. Ale, stai dietro. Niente, non vuole star dietro. Non mi lascia passare. Vabbè. Ah, adesso sono davanti. Ma tanto mi ha spostato perché volevo puntare al doppio. Pazzesco, è troppo veloce, non riesco a prenderlo. Doppio mio. Ma che caspita. Chi ha lanciato cosa più che altro? Perché non penso che sia arrivata da dietro quella bomba lì, eh. Ok, laser. Ah, il fulmine. Ci mancava quello. No. Occhio. Mi ha fatto andare. No. C'è andato lui contro il guscio verde. Alla fine c'è andato lui. Mi stava spingendo contro il guscio verde. E chi di guscio verde vuole ferire, di guscio verde perisce. Quinta posizione, ma è tosta, eh. Oh, il boomerang. Occhio al boomerang. Due fermi. Qualcuno che esplode. La palla rotante. Il power up. Vado di qua. Dai Bowser, su. Sono passato molto esterno. Quanto ci mette sto guscio rosso ad arrivare? No, vabbè, dai Johnny, ti sei piazzato in mezzo al tracciato. Ah, non posso più fare nulla. Niente, mi tocca accontentarmi di arrivare ottavo. Ah. Vabbè. Ero lì. Me lo stavo giocando il podio. E poi, tac, due power up precisi. E salutoni. Allora, ragazzi, il torneo termina qua. Non sono riuscito a completare tutte le gare, ma va bene lo stesso. Andiamo a vedere la classifica finale. Ok ragazzi, eccola qua. Quella che vi mostrerò ora è la classifica finale della Christmas Cup. Ho deciso di partire dal fondo della classifica per poi mostrarvi le prime tre
posizioni con naturalmente il vincitore. 43esima posizione per Lollo 13 con 15 punti, 42esimo DJ Gamer con 34, 41esimo Armiale con 36 e 40esimo Francesco con 45. Salendo un po' più su c'è un bel gruppo di persone, tutte molto vicine tra di loro. 39esimo Davixo con 72, a pari merito con Juno, 38esimo anche lui 72 punti, 37esimo Leo Splat con 74, 36esimo ETH Gianlu con 75, 35esimo Luca 08 con 77, 34esimo Gabri 79 XXL con 82 punti, 33esimo Cri 17 con 90, pari merito con Solomon, anche lui 90 punti in 32esima posizione, 31esimo Ghost con 99, 30esimo Not Scared con 104 e 29esimo Raven con 115 punti. 28esimo Dark Angel con 136, 27esimo Pero con 144, 26esimo Speculare con 145, 25esimo Ramo con 146, 24esimo Lorenzo 821 con 148, 23esimo incredibile balzo di Nick con 149 punti. Pensate che era in fondo alla classifica e con una sola manche è riuscito a raggiungere la 23esima posizione. 22esimo Angio con 162, 21esimo SS Lorenzo con 165, 20esimo Omar Ita con 174, 19esimo Alino con 179, altro incredibile salto di Pietro, 18esimo con 190 punti, anche lui fino all'ultima manche era in fondo alla classifica, e 17esimo Ace Pastu con 201 punti. 16esimo Madoka con 227, 15esimo Dottor Vab con 228, 14esima Ale 10 con 240 e 13esimo Enrichi con 269 punti. Qui ragazzi si sta per entrare in top 10, 12esimo Dani con 317 punti, 11esimo Emanuele con 324, 10esimo Davi Bonni con 339, 9esimo Ale con 383, 7esimo e 8esimo Destiny e Johnny con 390 punti a testa. Questi giocatori invece si piazzano praticamente ai piedi del podio. Sesta posizione per Franci con 409 punti, io arrivo quinto, però considerate che durante l'ultima manche non ho corso tutte le gare e probabilmente comunque per arrivare sul podio avrei dovuto portare a casa qualche vittoria in più, comunque mi ritengo soddisfatto. Quinta posizione con 415 punti, quarto Luca con 471 punti e adesso direi di passare al podio. Prima, seconda e terza posizione. I ragazzi che sono arrivati sul podio, diciamo che hanno partecipato a quasi tutte le manche, forse il terzo ne ha saltata una, però è un ottimo esempio per dimostrarvi che non è necessario partecipare per forza a tutte le manche per vincere il torneo, però se ci si comporta bene nelle manche in cui si partecipa, magari si hanno buone chance comunque di arrivare molto in alto in classifica. Vince il torneo Christmas Cup 2020, magari il prossimo anno ne organizzerò un altro, Spiritello con 626 punti, seconda posizione per Vav con 572 e terzo Marcus con 457 punti. Probabilmente se avesse partecipato all'ultima manche avrebbe avuto buone chance di piazzarsi in seconda posizione, comunque grandissimo risultato per lui. Va bene ragazzi, direi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Mario Kart 8 Deluxe qua. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo torneo, sicuramente in futuro ve ne organizzerò degli altri. Come sempre, se il video e questa diciamo miniserie vi sono piaciuti, mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube. Alla prossima ragazzi!